Paolo Brescacin, che è responsabile di un istituto importante del territorio per la storia e la resistenza della società contemporanea del Vitoriese. A lei la parola per l'altro pezzo di contributo di storia, di contesto della vita di Francesca e della vita del territorio. Eh, grazie, Sono, per me è un onore essere qui eh, a parlare di Francesca. Eh, il tema che mi è stato dato è l'apporto dei cattolici della resistenza vittoriese. È un tema complesso che richiederebbe ben altro tempo di quello che è stato concordato con gli organizzatori. Per cui, mi limiterò qui a fissare alcuni punti, snodi fondamentali e a sorvolare sul resto. Beh, innanzitutto vorrei partire da questo. C'è una vulgata tradizionale, un cliché diffuso, che vede la resistenza un fenomeno essenzialmente comunista, con adepti che provenivano dall'esperienza del confino o della guerra civile spagnola, e una presenza, un apporto direi minoritario, per non dire anche irrilevante, di altre componenti, come i cattolici, gli azionisti e così via. Si tratta di una rappresentazione questa, per alcuni aspetti ha anche una sua correttezza, nel senso che bisogna riconoscere che determinante fu l'apporto anche in, nelle nostre zone della componente comunista alla resistenza, dove per esempio ricordo che i commissari politici, cioè coloro che avevano la funzione di motivare alla lotta eh, I neofiti e fornire le ragioni in base alle quali opporsi ai nazifascisti costituirono l'ossatura di buona parte delle formazioni autoctone, e anche quelle del gruppo Brigate Vittorio Veneto, cioè della formazione di questa zona. D'altro canto, è anche vero che è una rappresentazione deformante, nel senso cioè, che nessun storico. Serio, oggi si sentirebbe di sostenere, nel senso che non rende ragione di quanto successe in certe realtà, in primo fra queste la realtà del Vittoriese. Non è ingeneroso asserire che qui a Vittorio Veneto e nel Vittoriese le prime formazioni della Resistenza sono intimamente legate alla parrocchia, nascono da un humus cattolico. Eh, ho sostenuto questa tesi in occasione della venuta di Mattarella. Eh, nella diretta per la RAI di, in quell'occasione, il 25 aprile 2019. E per questo il nostro istituto è stato anche accusato, mi si, con, mi si, mi si consente qui il, il qui pro quo, di partigianeria. Cioè di aver dato un ampio spazio al gruppo cospirativo di Montanera all'azione di Don Giuseppe Faè, di Giuseppe Bitto Pagnocca, citando altre poco altre formazioni, per esempio come la divisione Nannetti. Vorrei approfittare di questa circostanza per ribadire che noi non abbiamo inventato nulla come istituto né parteggiato per chissà chi, ma abbiamo solamente riportato dati e fatti che sono incontrovertibili. La resistenza nel Vitoriese in Cansiglio è nata attorno alla parrocchia di Montanare è il gruppo cospirativo che diede successivamente in natali la formazione numericamente più forte e militarmente più agguerrita della zona, cioè il gruppo. Il battaglione, poi Brigate, poi Gruppo Brigate Vittorio Veneto, era formata principalmente dal gruppo di ispirazione cattolica di Pagnoca e compagni, che era nato appunto attorno alla figura del presule di Montaner, Don Giuseppe Faè. E anche quando successivamente tale gruppo salì in consiglio e diede il via a un vasto, ampio movimento di resistenza che aggregò giovani provenienti da tutti i paesi della Pedemontana e dalla destra Tagliamento e arrivando a contare più di mille uomini nell'estate del 1944 e decidendo di entrare anche in forza nella divisione Nannetti, il Vittorio Veneto, ricordo, che rimase sempre una formazione autonoma fu sempre protagonista in tutte le fasi della lotta, dal rastrellamento di fine estate alla pianurizzazione dell'autunno-inverno dell 44-45 e anche nell'epilogo finale. Gli uomini della divisione Nannetti che si stabilirono in consiglio a partire dall'estate del 44 ricordo che erano numericamente eh, esigui, contavano sennò no, una 30-40 uomini Distribuiti soprattutto all'interno delle formazioni a supporto dei quadri di comando in qualità di commissari politici. Ma c'è di più. Allora, recenti studi che abbiamo condotto sulla genesi dei primi gruppi resistenti in città ci hanno portato ad individuare che la primogenitura della Resistenza Vittorio Veneto la si deve attribuire addirittura a un gruppo di studenti cattolici riuniti intorno alla figura di Don Guerrino Cescon capellano del santuario di Santa Augusta, forse ancora prima di Don Giuseppe Fae. Tale gruppo, che si radunava in ore notturne presso l'abitazione del Presole a Serravalle e iniziò una lotta senza quartiere contro i nazifascisti a sondi, manifesti, volantini e proclami diffusi, fece tutta una serie di azioni dimostrative contro obiettivi, eh, no, non solo dimostrative, ma anche azioni di tipo militare contro obiettivi sensibili, quali la Casa del Fascio di Vittorio Veneto che venne incendiata il 3 novembre del 1943, il disarmo, sempre nel dicembre 1943, di ronde fascisti, la sottrazione di armi al Collegio Dante e via dicendo. L'azione di questi giovani studenti fu davvero la prima forma di opposizione ante litteram a tedeschi e fascisti che si registrò a Vittorio Veneto. E per inciso... La, la loro storia, la formazione culturale e politica dei suoi componenti, le vicende di cui furono protagonisti saranno oggetto di una prossima pubblicazione da parte del nostro istituto. Anche il clero, come istituzione, è schierato nel vittoriese decisamente dalla parte della resistenza. Dopo un ventennio di prudenza e un atteggiamento ossequioso nei confronti del fascismo da parte del vescovo Eugenio Becegato, che ha già ricordato Don Giampiero Moret, le nuove guide della diocesi non fanno nessun sconto al regime. Don Domenico Zanetti, è chiamato a reggere la chiesa vittoriese alla morte di Becegato. Si rifiuta di pubblicare nel periodico L'Azione i decreti di reclutamento dei giovani di leva per l'esercito di Salò e per questo viene inserito nella famigerata lista degli indesiderati antifascisti da fucilare in caso di rappresaglia. In occasione di una rivalsa dei fascisti il 12 aprile. Del 1944, a seguito della morte del bersagliere di Bartolo, è costretto addirittura a rifugiarsi in seminario e a, a non uscire perché è eh, pena l'arresto: essere passato per le armi. Eh, ricordo anche, è già stato ricordato, il vescovo don Giuseppe Zaffonato, che una volta entrato in diocesi nel maggio del 1944 si adopera subito a contenere le violenze eh, delle formazioni eh, fasciste, soprattutto della decima Massa. E intrattiene anche rapporti cordiali con la resistenza. Sempre eh, vanno attribuite al vescovo sul finire del 1944 alcune iniziative umanitarie volte a trovare un modus vivendi, una specie di tregua armata fra le parti in lotta perché la popolazione, presa fra l'incudine e il martello della guerra civile, non, non era più capace di reggere la situazione. Ricordo anche la sua. Attività di mediazione in occasione delle Liberazione nel Castello di San Martino, quando convoca le parti in lotta e riesce ad evitare ulteriori scontri e spargimenti di sangue. E chiaramente furono iniziative che talvolta non avevano un prodo positivo perché la diffidenza reciproca fra le parti e il solco scavato da quella che era una vera e propria guerra civile era troppo profondo. Tuttavia contribuirono ad alimentare il carisma e la popolarità di Zafonato, tanto che in occasione delle dimissioni del commissario prefettizio Aldo Imperatori, in data 10 aprile del 1945, egli venne indicato dalla popolazione e dallo stesso CLN come la persona più adatta a reggere le sorti di Vittorio Veneto. Naturalmente Zaffonato si rese indisponibile, ma il fatto di aver fatto il suo nome anche nell'ambito del movimento partigiano è indicativo dell'autorevolezza e della stima che gli aveva conquistato sul campo in quei difficili anni. Eh, ma anche il clero Minuto, ricordo, ha dato il suo contributo non indifferente dal già citato Don Giuseppe Faè Condannato a morte dai nazifascisti, condanna poi commutata al confino fino alla, fi alla liberazione nel seminario vescovile. Ricordo tra gli altri don Giovanni Brescacin, parroco di Cappella Maggiore, che non esitò a tuonare dal pulpito di fronte all'arroganza di alcuni. Eh, componenti delle brigate nere che avevano scambiato la canonica come luogo di bivacco dei manipoli e chiaramente questo suo gesto coraggioso non fu senza conseguenze perché venne barbaramente trucidato. Queste cose sono riconosciute da, molta, da tutti coloro che hanno onestà intellettuale, tra cui ricordo il comandante dell'Annetti Giovanni Pesce Milo che pur di appartenenza non certo cattolica, nel discorso tenuto a Montanari in occasione del trente, della trentesima ricorrenza della Resistenza, non esitò a riconoscere che il rapporto con i parroci del Vittoriese è stato una costante per l'organizzazione del movimento partigiano. Fin dai primi anni erano 49 partigiani. Sia coloro che avevano fatto una scelta antifascista marxista ancora prima del 1943, sia coloro che con altra matrice ideologica trovarono all'ombra del campanile la forza per opporsi al fascismo, hanno parte uguale nella lotta di popolo contro la dittatura fascista di Mussolini e quella nazista di Hitler. Quindi sono parole di, del comandante della brigata della divisione Nannetti. Nel novero dei cattolici che parteciparono alla Resistenza vi è anche la presenza di Francesca Meneghin che siamo qui oggi a ricordare con affetto e riconoscenza. La sua partecipazione alla lotta può essere vista da due angolazioni. La prima è quella della partecipazione familiare, la sua è una famiglia che è stata segnata da lutti legati al periodo resistenziale. Abbiamo visto prima nel video, perde il cugino Ottavio De Luca, poi un altro cugino Giuseppe Bottega. Ecco, e poi eh, il marito de della cugina, eh, non mi viene il nome, eh, ucciso a cappella maggiore, ecco. e La seconda prospettiva è però quella della sua partecipazione in prima persona alle vicende che segnarono questi venti mesi. La sua è una presenza defilata un po'. Né Francesca ha mai detto il contrario, né preteso particolari benemerenze. Fatta di frequentazione con Elisa Perini, Giovanna Fae, Rina Lorenzon, sempre del gruppo di Montaner, con le quali collabora assiduamente per ricercare vestiario, cibo, medicine e soprattutto informazioni. È una presenza sostanziata nell'assistenza, in collaborazione con le religiose dell'ordine di Santi Capitanio e Gerose in via Santiziano, conosciute come suore di Maria Bambina per esempio agli sfollati dopo l'8 settembre e agli ebrei che rischiavano la deportazione. E vorrei ricordare che per tutto il periodo, questo periodo venne nascosta dalle suore di Maria Barbina e Salvata, per esempio, tra gli altri, Elisa Gentili, vedova Levi, che era in odor di deportazione da parte dei militi della RSI. E anche la presenza che si traduce in riunioni notturne indette dalle Acli presso l'Orfanatov l'Orfanatrofrio Luzzatti, a pochi passi dalla sede della Decima Mass, in cui si portava a conoscenza degli intervenuti le informazioni sull'andamento del conflitto, da diffondere poi alla popolazione e soprattutto si mettevano le basi per una ricostruzione di un mondo migliore. Insomma, la sua è una presenza importante nell'ambito della cospirazione di quegli anni. Che poi la protagonista ha continuato nel dopoguerra, oltre che nel mondo sindacale, nell'ambito delle associazioni combattentistiche di ex partigiani come la VL, consapevole del fatto che la battaglia ora si sarebbe combattuta sulla memoria della Resistenza, sull'eredità dei valori che la Resistenza sarebbe stata in grado di trasmettere alle future generazioni. D'altro canto la resistenza, lo sappiamo, non è stata fatta solo con il fucile, ma anche con l'assistenza, l'aiuto, l'ospitalità, il supporto in genere fornito alle forze combattenti vere e proprie operanti in montagna. Proprio per questo, il 25 aprile del 2019, Francesca Meneghin è stata scelta dalla loro amministrazione comunale preceduta dal sindaco di allora Roberto Tonon, per rappresentare idealmente, in occasione della venuta del Presidente Sergio Mattarella, tutte le donne della Resistenza, all'epoca ragazze come lei o poco più grande di lei, che diedero un apporto importante alla crescita del movimento partigiano e alla riconquista di quella libertà e democrazia di cui tutti noi oggi godiamo. Vi ringrazio per l'attenzione.